In diretta, buongiorno in questa mattinata, è venerdì. Solitamente diciamo oggi splende il sole a Verona, ma in realtà un po' di nuvole, qualche pioggia, un po' di pioggia ci sta, un po' ci sta sempre, anche perché nei giorni scorsi picchi di 35 gradi, oggi già meglio, ma comunque sarà un weekend abbastanza carino. Procediamo, allora vi raccontiamo che, come già sapete, il 13 di luglio al Teatro della Vittoria di Bosco Chiesa Nuova ci sarà il premio Verona Network, importante premio dove ci ritroviamo con amici in primis, ma soprattutto persone che fanno importante Verona, e proprio oggi insieme a noi abbiamo uno dei candidati del premio spettacoli ed eventi, quindi diamo il piacere e diamo il benvenuto con piacere ed onore, eccoci qua, direttore artistico Roberto Pegoraro, concorso pianista internazionale Verona. Benvenuto, ciao Roberto. Ciao a te, ciao, buongiorno, ciao a tutti. Buongiorno. I radioascoltatori. Grazie Roberto per essere qua con noi oggi. Grazie a voi per l'invito. Grazie. Intanto, prima cosa, come stai? Abbastanza bene, oh. Abbastanza bene. Beh, devo questo dire. È importante. Esco bene. Da un'operazione leggerissima, però sono sempre fastidiosa, vero? Vero, vero, vero. L'importante è star bene. Comunque sì, l'importante sì, è star sì, bene. Mi sto bene. Riprendendo, assolutamente. Bene, questo sì. Ci fa piacere. Poi, insomma, Roberto, noi, permetti, insomma, ci conosciamo, sei venuto certo. A trovarci, ti abbiamo visto più volte nei Veronesi protagonisti. Insomma, ormai sappiamo già tante cose di te, però oggi siamo qua anche per raccontare un po', a parte che parleremo in primis, chiaramente, di Verona International Piano Competition, ma è dell'evento che poi arriverà ad ottobre, ma io farei proprio un passettino indietro, parliamo un po' della storia, come quando nasce il concorso pianistico internazionale di Verona. Prego. Allora, io intanto devo dire che nel 2011 nasce il concorso, una volta che l'associazione che ho il piacere di dirigere nasce a sua volta per commemorare i 200 anni della nascita del grande compositore ungherese Franz Liszt, compositore a me molto caro, devo dire, tra il palmarès di tutti certo. I compositori, insomma, della storia della musica. Ecco, da qui l'idea di portare a Verona un grande concorso pianistico. Fra sì. L'altro, all'epoca Verona era una delle grandi città italiane che non aveva un concorso pianistico internazionale. Ecco, quindi ci viene l'idea di portare a Verona questa grande manifestazione e che da subito si impone come una delle manifestazioni di punta del settore. Ecco, la cosa bella poi è che è partita subito a livello internazionale. Assolutamente, cioè, sì, assolutamente. Ecco, ricordiamo sì. Questa cosa importante, cioè non è stata l'idea di dire partiamo, vediamo cosa succede, insomma l'idea è proprio stata quella di dire questo è quello che noi vogliamo fare. Assolutamente, questo, assolutamente, esatto. E fra l'altro il prestigio e della città e delle sedi in cui da subito abbiamo voluto, fortissimamente voluto, che il concorso fosse ospitato. Certo. Diciamo così. Certo. Quindi negli anni siamo stati ospitati dal Teatro Ristori, dal wow. Teatro Nuovo, dall'Accademia Filarmonica di Verona e quindi dal Teatro Filarmonico di Verona. Wow. Che come tutti sanno, i veronesi lo sanno, è il teatro della città. Già, beh, insomma, ci hai già accennato in pochissimo tempo dei nomi molto molto importanti. E poi, insomma, da 2011 ad oggi, 2023, insomma, 12 anni sono passati, volati, lavori, impegno, grandi nomi e soprattutto grandi eventi. Cos'è cambiato negli anni? Anche nel modo di creare, pensare, organizzare, cioè io parlo proprio in generale, no? Diciamo che è cambiato il rapporto con i social. Ok. Giusto. Io arrivo da una generazione che non conosceva i social e certo. Quindi gioco a forza sono stato costretto, diciamo così, ad attingere anche a questa fonte di informazione che, insomma, per il mondo globale di oggi è fondamentale, ovviamente. E cosa dire? Che negli anni sono passati da Verona, pensate, più di 2500 pianisti. Fantastico. Considerate comunque che i ragazzi che partecipano a questo tipo di evento sono ragazzi che hanno deciso di dedicare la loro vita alla musica, quindi sono ragazzi giovani ma già professionisti. Ecco, allora Roberto, anche qua io ci tengo sempre a fare una parentesi, perché ricordiamo che il mondo artistico è vario, ci sono i pittori, ci sono i poeti, poi ci sono i musicisti, però alla fine è unito, quindi facciamo una piccola parentesi, cioè spiegamelo, poi soprattutto tu Roberto, insomma, chi meglio di te può spiegare che c'è chi ha la voglia, la possibilità di studiare, di farne anche soltanto un hobby con grande impegno, ma c'è anche la possibilità di farne un lavoro, una professione, cioè diciamolo. Assolutamente sì, certo, anche con l'aiuto di queste manifestazioni, perché nel mondo ce ne sono tantissime. Diciamo che il concorso di per sé è una vetrina,
una vetrina che dà l'opportunità a questi giovani artisti provenienti veramente da ogni parte del mondo. Solo l'anno scorso, per esempio, noi abbiamo avuto più di 38 nazioni rappresentate. Wow. Significa che in tutto il mondo c'è la voglia, la determinazione di sfondare nel mondo della musica classica. Ed certo. È un mondo veramente difficile, in cui il valore è fondamentale. Un'altra domanda mi sorge spontanea: il rapporto musica classica, perché tutti pensano una cosa, in realtà vorremmo proprio sentircela spiegare come va detta. Rapporto musica classica, giovani, persone giovani. Ci sono tanti giovani che si dedicano, ovviamente, e per fortuna ancora, certo, alla musica classica intesa come repertorio classico, ossia repertorio pianistico in questo caso, certo, che va, diciamo, dal 700 fino ai nostri giorni. E non deve spaventare, perché il repertorio è vastissimo e ripeto, per fortuna ci sono ancora tanti giovani che si dedicano davvero con tanta determinazione a questo tipo di repertorio. Ed è una tradizione, soprattutto poi per l'Italia, fondamentale, certo, nell'assetto culturale. E il rapporto con l'estero, cioè i ragazzi all'estero, cosa, quando si parla, perché ormai veramente ne parliamo da tempo, ma già da subito, come dicevamo, in grande stile, quando si parla di concorso pianistico Verona, diciamolo poi all'italiana, ecco, sì, com'è l'impatto? Cioè la resa è forte, perché siete ormai veramente internazionali. Sì, siamo internazionali e soprattutto diciamo che siamo ormai davvero ancorati anche nel tessuto cittadino. Per quanto riguarda la resa dei ragazzi, ovviamente è una resa che va al di là delle nostre aspettative, è andata negli anni, perché abbiamo avuto veramente dei talenti straordinari. Diciamo che Verona di per sé è una città che è accogliente, assolutamente, certo, accogliente, e soprattutto abbiamo la fortuna di avere dei teatri meravigliosi. Vero, questa è proprio una fortuna che dobbiamo tenerci assolutamente, sì, stretta e continuare a valorizzarla, perché, certo, non è assolutamente. No, non è scontato, voi chiaramente in primis lo fate, però insomma sarebbe bello proprio portare avanti e capire sempre di più quanto è importante quello che abbiamo qui attorno. Si tende sempre a girare, viaggiare e apprezzare sempre con giusta ragione il mondo, però ricordiamo che a casa abbiamo delle cose meravigliose. Roberto, allora, ancora tante le cose da dire, ma il tempo un po' s'accorcia per noi. Ti volevamo proprio dire, intanto parlavamo di social prima, guardiamo, lasciate il vostro segue, amici a casa, fate come noi in diretta per scoprire e stare aggiornati con tutto. Andiamo verso la chiusura, e quindi abbiamo parlato del concorso pianistico Verona internazionale, parliamo di ottobre. Cosa succederà ad ottobre? Adesso è estate, ma ottobre arriva in fretta. Ah, ottobre arriva in fretta. Davvero, noi siamo già operativi, abbiamo già aperto le iscrizioni, sì, la prossima edizione sarà l'11ª e ci sarà a Verona, appunto, dal 3 all'8 di ottobre, e anche quest'anno il grande evento sarà proprio la finale, la finalissima del concorso, con i tre prescelti finalisti che diciamo se la giocheranno, per usare un termine sportivo, certo, con l'ausilio e il sostegno, fra l'altro, dell'orchestra della Fondazione Arena, che ci ospita anche quest'anno all'interno della sua stagione al Teatro Filarmonico. È orgoglio per noi questa collaborazione, e vi dirò, l'anno scorso il teatro pieno con più di 500 persone, cioè, è stato veramente per noi un vanto, un vanto meritato, diciamo, perché il lavoro davvero è tanto, senza soluzione di continuità, però devo dire che questa cosa di vedere, fra l'altro, famiglie intere partecipanti a questa, cioè, manifestazione, ci ha riempito di grande orgoglio. Sicuramente ve lo meritate tutto, fra virgolette, no, come si suol dire. Un po' mi spiace quando si parla di tanto lavoro e una persona non potrà mai capire veramente quanto lavoro c'è dietro a questo evento, ma in generale a tutti gli eventi, perché, certo, si parla di un lavoro continuo. Appena finisce una stagione, mi sa che ci si ragiona già per cosa per quello successivo. Esatto, assolutamente, esattamente. Assolutamente. Allora, ancora l'ultima cosa, poi ci salutiamo, intanto lo vediamo insieme, ma accennaci un po': iscrizioni, come, dove, quando, perché, intanto lo vediamo anche a monitor. Iscrizione al sito concorsopianisticoverona.com fino al 31 di luglio. E poi vinca il migliore. Certo, che vinca il migliore. E noi ci vediamo
il 13 luglio al Teatro della Vittoria di Bosco Chiesanova. Ancora complimenti per essere nella nomination, ma complimenti per tutto quello che fate, non solo durante l'anno, ma sempre costantemente. Grazie. Io vi ringrazio anche il vostro supporto. Grazie, davvero. Grazie Roberto, grazie mille e buon proseguimento. Grazie, grazie, grazie. Andiamo avanti, proseguiamo questa giornata di tutti amici estate. E allora, 3, 2, 1, musica.